E signori belli, seconda missione dell'atto 2 di Watch Dogs. Al banco dei pegni. Non male. Tu c'hai soldi? 1020, buono. Compra dei componenti. Ciao. Il direttore di... Possiamo vendere volendo qualcosa. Subito rafforzato la sicurezza dopo la fuga odierna. La vicenda è oscura, ma sappiamo che almeno un prigioniero è riuscito a... Fra, ma ho comprato tutto. Per fortuna la polizia di Chicago ha catturato il prigioniero poco dopo. John Smith... Praticamente ho guadagnato 26.000, fantastico. Fai da te... Vabbè, questo lo sapevo. Va bene. Era solo un'indicazione. La missione è qui, quindi io faccio una cosa molto intelligente, ovvero questa. Ed è notte, a caso, ok? Fammi prendere una macchinina bellina. La papavero di azione furtiva. Il veicolo è pronto per te. Mi ispira proprio. C'è uno con un'arma. C'è uno con un'arma. Adesso sparisce, non ti preoccupare. Ok, eccoci qui. Oggetti fragili. Qualcuno è stato pagato da Damien. Inizio dal proprietario, Robert Tarasin. E poi vado a scendere. Fino all'ultimo stronzo rimasto. Trova un codice d'accesso per l'ufficio di Tarasin. Ok, non so se si può essere individuati o no. Noi... cominciamo. Com'è possibile? Tanto tu esplodi. Cos'è stato? Ah, cazzo! Boom! Dio! Dio! Vabbè, puoi anche aggiungere la parola mancante, Allora... Inseguitelo! Pistola silenziata. Dobbiamo trovarlo a qualunque costo. Alla seconda m'è andata. Ok, qui. Non c'ho concentrazione. Sono nella merda, raga. Non c'era niente. Attenzione. Controllo lì. Non vedo niente. Tanto giù l'antisommossa, che è qualcosa. Ok, via. Neutralizzazione. E scappa. Raga, la concentrazione mi ha salvato il culo. Lo sai, vero? Il punto abilità. Non possiamo lasciarlo scappare. Ricevuto. Non hai nessuna via di scappo. Granata. Adesso si combatte. Boom. Boom. Via. Va tutto a puttane. No, non è prendibile.
Terra si fa sul serio. Giù la testa! Riparati, cazzo! Senza l'abilità sarei praticamente morto, ma da un po'. Da un bel po'. Non vi preoccupate. Ok, anyway. Preso. Però atterrare l'antisommossa è stata la svolta proprio, eh. Ma la super svolta. È qui. Ok, ripulito. Benissimo. Allora, Acchera. Iede di prossimità che adesso non ci serve. Potevamo arrivarci con la telecamera, certo. Ma non ci siamo arrivati a piedi, sti cazzi. Acchera qualcosa. Questo. È lui il bastardo. Stai cercando di fregarmi? Ti ho portato la donna di Pierce. La donna, sì. Non dovevi toccare il ragazzino. Pensavi che ti avrei pagato di più. Ma hai solo complicato le cose. Perché quel tizio mi cerca? L'hai mandato tu? Non sono stato io, ma forse dovevo parlarti prima di Aiden. Devi aiutarmi, o gli dirò tutto quello che so. È proprio per questo che non sai niente. Non sarà contento quando lo scoprirà. L'ha già scoperto. Quello che puoi. Buona fortuna. Cosa fa? Scappa, a caso. Figlio di puttana, non riuscirai a sfuggire. Ma gli estremi, estremi rimedi. Ma se mi buttassi? Di qua. Adesso non dovrei morire. Che culo. Che iperculo. Ma posso andarci a piedi? Qui ci vado con la macchina, vaffanculo. Perché tanto ti conosco. È vero che potrei neutralizzarlo con l'arma. No, a parte. Lo sapevo. Ma dove vai col Bobcat? Dove vai? Guarda qua quanto sei durato. Neutralizzato, vero? Dovete mandare qualcuno in fretta, avete capito? Ricevuto! Chi? Ma chi? Oh cazzo, ecco chi. Va bene, comincia la corsa. Ora lo butto fuori strada. Maledetti gli alberi del cazzo. Pattinatrice sta macchina, eh? Pochino. Pochino. Ora lo intercetto io. Cazzo! Hanno intercettato me. Che macchina del cazzo, raga. Che macchina del cazzo. Ma davvero. Rampa. Ok. Non mi stanno vedendo più. E tu dove sei? Non lo vedo. E voi? Barca. Unica soluzione al momento, barca. Dove devo andare? A destra. Ok, forse è quello che ha più senso. Continuate a cercarmi come se fossi in macchina. Sì, sì, che io proprio vi vado un culo sonoramente. Ehi,
sei? Ma dove cazzo... Cercatemi, cercatemi con la macchina. Certo, certo, certo. Porca puttana, se n'è andato. Non perdiamo altro tempo. Fuga riuscita. Rassin è morto. Non giocare con me, hai... L'abbiamo portato a casa, ragazzi. Stai lontano da Jackson. Ah, a proposito, uno dei miei dipendenti ha un po' esagerato. Tuo nipote non mi interessa. Ma se sgarri di nuovo... Ora fammi parlare con mia sorella. Altrimenti, credi di essere tu a comandare. Parlerai con Nicky solo quando avrai qualcosa che mi serve. Segui quell'indirizzo ID e poi parleremo. Ora mi fai solo perdere tempo. Capito? Sto essere bastardissimo. Comunque, atto 2, missione completata. Più XP e più reputazione, finalmente, perché me l'ero giocata tutta, raga. Deve averlo pianificato da un pezzo. Ormai è così fuori di testa. Che ne farà del male pur di tenermi in bada. Per ora starò al suo gioco, seguirò quell'indirizzo IP. Ma troverò il modo di fregarlo. Speriamo.